del mistero dell'iniquità e del maligno, io vorrei iniziare da una visione di luce e cioè presentare i due grandi nemici che confondono il maligno e che combattono continuamente e alla fine produrranno la sconfitta del maligno che sarà precipitato nello stagno ardente. E voglio proprio iniziare da una visione di luce, perché dobbiamo affondare lo sguardo in una visione di tenebra. Un segno apparve nel cielo, capitolo 12 dell'Apocalisse. Apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per i dolori del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme dragone con 7 teste e 10 corna. E gli mosse guerra alla donna. E così il seguito, alla fine conclude, allora il dragone si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro la sua discendenza, contro quelli che credono nei comandamenti di Dio e si fermò sulla spiaggia del mare. Conosciamo la condottiera di questa grande guerra, che è la Madonna, madre della Chiesa, e riconosciamo in questa donna la Chiesa stessa, combattuta dal maligno, la Chiesa che porta il Cristo, il figlio maschio, che deve dominare il mondo e deve definitivamente sconfiggere il nemico e stabilire il regno di Dio, ristabilire il regno di Dio sulla terra. Ecco la prima visione che voglio presentare ai vostri occhi. Maria, nostra madre, ammantata di luce, la Chiesa mandata di luce, Cristo al centro della Chiesa, la discendenza della donna che siamo noi, la guerra che viene ingaggiata, prima in cielo, poi sulla terra, una guerra che continuerà sino alla fine del mondo. Continuo con un'altra visione per entrare proprio in fondo al mistero dell'iniquità. Chi è questo dragone? Lo conosciamo dalle scritture. Era un angelo bello, il più bello tra i figli del cielo, come di bello nel suo splendore. Eri come una bellezza incarnata, perfetto. Avevi sul petto delle pietre preziose che ti adornavano, un mantello meraviglioso di gloria, e camminavi nel giardino di Dio, non bel giorno. Fu trovato in te l'iniquità e sei precipitato.
Così canta Ezechiele. Satana, che è presente in questo mondo, e guai a non crederlo presente, perché andremmo contro le scritture. E ce lo ripete il Papa. Papa Paolo VI, che ci dice che il più grande bisogno che oggi ha la Chiesa è di prendere coscienza della presenza del diavolo, che non è la personificazione del male, ma è una persona intelligente, intuitiva, cattiva, perversa, che intiglia l'uomo e vuole distruggere con i suoi angeli, satelliti, la discendenza di Cristo. Ed è presente in questo mondo. Divenne cattivo perché si ripiegò di se stesso, invaghito di se stesso. Precipitò dal cielo dopo la grande guerra, sostenuta dagli angeli fedeli con a capo Michele. Gesù si ricordò nella vita del giorno in cui avvenne la grande caduta. Disse: io vedevo Satana piombare dal cielo come una polvere nelle profondità della terra. Ed allora il maligno è qui sulla terra a muovere guerra, perché non vuole che l'uomo, fatto di immagine e somiglianza di Dio, occupi il posto lasciato da lui e dai suoi angeli. Impedisce il regno di Dio, la realizzazione dell'uomo, fatto di immagine e somiglianza di Dio, e muove guerra. E la guerra a cui noi assistiamo. E colora una seconda visione. Il diavolo spiava attentamente il giorno e l'ora in cui il capo della nuova umanità, Cristo Signore, davanti a cui egli non vuole che le parli di notte, ribellandosi a Dio, spiava il momento e l'ora in cui sarebbe venuto. Ci dice Sant'Ignazio da Antiochia, che ebbe le confidenze di San Giovanni, apostolo, che l'incarnazione del Verbo fu nascosta al maligno. Però egli sapeva che era già venuto. Gli angeli avevano cantato: gloria a Dio nell'alto, dice, pace in terra agli uomini che gli ama. Si era accorto di questo uomo eccezionale, diverso dagli altri uomini, e lo seguiva da tanto tempo. Temeva che fosse proprio lui il Messia. I tempi erano maturi. Quell'uomo poteva essere anche il Verbo fatto carne. Ormai è quasi certo di lui. E allora tenta di sedurlo, di stornarlo dalla sua missione salvifica. Si vuole cimentare con questo Verbo di Dio fatto carne per sondare anche la sua resistenza, per tentare
per avere così ragguagli su di lui, sulle armi usate da lui. Gesù è uscito dal Giordano. Egli, il diavolo, ha sentito la voce di Dio, Padre, e grida: questo è il mio figlio diretto, in lui mi sono compiaciuto. Lo Spirito Santo scaraventa questa la parola di Dio. Gesù nel deserto, lo sospinge nel deserto, e sotto la condotta, la spinta dello Spirito, Gesù va nel deserto per cimentarsi col capo nemico. E quei due capi, il capo del regno di Dio, il capo del regno terrestre. Qui avviene un primo duello. Il maligno si avvicina a Gesù. Lui si è preparato alla missione col digiuno, 40 giorni di digiuno e la preghiera. Dimora con le fiere, simbolo del male, nelle potenze, nelle... ma stanno accanto a lui gli angeli che lo vengono, e i nemici si avvicinano. Profitta della fame che ha Gesù, perché il grande profittatore, colui che osserva i lati deboli, ecco il lato debole di quest'uomo, Dio. Com'mai è uomo Dio? Dio è uomo. Sente che quest'uomo ha un potere di Dio, ma sente che ha la debolezza umana, si vuole attaccare proprio nella sua debolezza. Tu hai fame? Dì che queste pietre diventino pane. Gesù comprende l'attacco del nemico e risponde con la parola della scrittura. Non scenda ragionamenti come il primo Adamo, come Eva, ma si affida alla parola di Dio. Sta scritto: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che scende dall'alto. Io mi nutro di Dio. Io sono la parola stessa di Dio, che scende dall'alto. Non ho bisogno che queste pietre diventino pane. Il nemico è sconfitto. Però ha preso da Gesù una tattica, un'arma, la parola. E attacca Gesù, proprio con la parola di Dio. Lo prende, ecco il potere di Dio. Lo porta sul pinnacolo del tempio. E dice: buttati giù. Se sei veramente quello che tu pensi, il figlio di Dio, così gli uomini vedranno che Dio ti salva, ti seguiranno. E Gesù risponde che non bisogna tentare Dio. Il diavolo ha usato la parola della scrittura, e gli manderà i tuoi angeli a sostenerti, perché non inciampi sulla pietra e sto piede. Ha usato l'arma di Cristo. Gesù risponde invece con un'altra parola della scrittura. Finalmente il diavolo, sconfitto per la seconda volta, tenta l'ultima carta e gli fa vedere tutti i beni del mondo, crea davanti ai suoi occhi tutte le ricchezze, la gloria di questo mondo. E gli dice: tutto quello che vedi è mio.
perché tutto piace sotto il potere della mente. E Gesù non ti fa. E allora io ti darò tutto. Avrai tu il possesso di questo mondo. Io mi ritiro. Ad un patto solo. Che tu mi riconosca quello che io sono. E ti prostri davanti a me e mi adori. Volevi il tutto di me. Pronto a dare tutto. Non di essere volato. E riconosciuto per Dio. E Gesù dice, ma retro Satana, attene, Satana, perché c'è scritto, adorerai soltanto il Signore di tuo. E il diavolo scappa, ritornerà nella vita di Gesù. Ritornerà tante volte, e tentando, l'ultimo tentativo lo farà, nella passione morte, perché il desiderio di opera di Satana, perché lui Satana è entrato in vita, dopo il boccone. Potente nel Getsemani, la fa tremare, Gesù trema, non so come, viene sconfitto. Gli procura la morte, ma la morte è la tentativa. Ecco, voglio presentare questo secondo quadro. Perché la lotta nostra contro il maligno deve tener conto di queste due visioni. Della visione del cielo, la donna vestita di sole, il dragone che tenta di rapire colui che è nato dalla donna, in chiesa, e poi va sulla riva del mare, ribondo, per fare guerra alla discendenza. La visione di Gesù nel deserto, il capo della nuova umanità, perché Gesù ci insegna a combattere. E ci dà con la sua vittoria la forza di vincere. Perché la vittoria del capo è la vittoria nostra, se noi confidiamo in lui, se noi restiamo in lui, combattiamo come lui. Ed è questa doppia visione che noi muoviamo il nostro discorso sul mistero iniquitati. Che si denota nella storia umana dall'inizio alla fine. Perché il Vaticano II si dice che è una lotta tremenda tra il bene e il male, tra il vero e il falso, per la conquista dell'uomo, per evitare che l'uomo raggiunga il dominio che è il regno di Dio. Composto dagli uomini, ma denti da Cristo, raggiunga il fine eterno, raggiunga la patria, raggiunga la vendicazione, termina tutti nella corte di Dio. E allora, per non perderti in tanti discorsi, io dico in tre punti l'attacco che il nemico serra contro di noi. E non vogliamo entrare nelle profondità di Satana. È una preghiera che vorrei fare. Di non entrare nelle profondità di Satana. Poi vi leggerò un vocabolo che dovete avere davanti a voi. Perché tenterò di distribuire a tutti prima che ce ne andiamo, in modo che sia un vademecum nella lotta contro il nemico. Non vogliamo scendere nelle profondità di Satana.
per cui non vogliamo troppo parlare di quelle manovre e di quei misteriosi luoghi dove Satan opera, che noi enumereremo, ma che prego di non avere di mira, di non lasciarvi sedurre, perché la mente nostra non deve essere presa dalle tenebre, ma deve essere presa dalla luce. Noi abbiamo Cristo, luce eterna, che deve rimanere in noi. Dobbiamo muoverci nella luce di Cristo, sapendo che ci sono le tenebre, che ci sono queste profondità, che ci sono questi misteri del maligno, che esistono questi luoghi del maligno, ma tanto quanto è necessario per guardarcene, ma la nostra attenzione deve essere a Cristo, a suo Santo Spirito che illumina la nostra esistenza e rende gioiosa la nostra vita. La nostra vita deve diventare una marcia trionfale verso il cielo. I tre punti che voglio presentare sono questi. La lotta che il maligno fa contro chi? Il nemico lo attacca. Contro la Chiesa, l'attacco che il nemico fa contro i gruppi nostri, l'attacco che il maligno fa contro ogni singola persona. Cioè dobbiamo conoscere come il maligno si muove contro il regno di Dio, la Chiesa, quali sono gli attacchi che oggi il maligno ha contro la discendenza della Chiesa, quali attacchi il maligno svolge contro le gruppi avanzati, che siamo noi, i gruppi ecclesiali, che nella Chiesa rappresentano le gruppi scelti, il gruppo di avanguardia per impedire il cammino, quale lotta il maligno fa contro di noi per sviarci, per estenuarci, per distruggere la nostra fede, la speranza, la carità, e non può arrivare il nemico in questi attacchi contro di noi se siamo deboli, provveduti, fino appunto di possedersi il principio. E su questi tre punti che voglio fissare la vostra attenzione. Cominciamo con l'attacco che il nemico fa alla Chiesa oggi. Che il diavolo sempre ha attaccato la Chiesa, fin dal suo nascito, attraverso le eresie, gli schismi, le guerre, la religione, attaccato la Chiesa sempre, e l'attacca oggi in maniera particolare. Impedisce innanzitutto l'evangelizzazione. Questo è il primo attacco. Ha un'asse meravigliosa per impedire l'evangelizzazione. Fin dall'inizio impediva Satana, Satana impediva Paolo di evangelizzare. Proprio negli Atti degli Apostoli è detto che Paolo voleva evangelizzare una regione, ma non poteva farlo, perché Satana ne lo impedisce. Ma in un'altra regione Satana gli impedisce di evangelizzare. Finalmente Dio lo chiama in un'altra regione e gli evangelisti. Comunque a noi interessa questo fatto che Satana impedisce a Paolo di evangelizzare. Impedisce sempre l'evangelizzazione.
e si sa che l'evangelizzazione porta la parola di Dio, porta Cristo nelle anime, la evangelizzazione semina la fede nelle persone che il seme della vita, dà la vita, e allora impedisce l'evangelizzazione. Poi suscita eresie, scismi, oggi. La storia della Chiesa è piena di eresie e di scismi. Quali oggi sono le eresie? Quali sono gli scismi? Ne troviamo tanti. Quante divisioni oggi nella Chiesa del Signore? Quante divisioni? Quanti correnti che tenono la vita della Chiesa, e la Chiesa deve combattere all'interno per rimanere unita contro i nemici. Ci sono le tre grandi sezioni. Abbiamo i cattolici, abbiamo i protestanti, abbiamo gli ortodossi, ma lasciamo stare questi. Abbiamo i grandi eretici, i grandi movimenti eretici, e oggi anche dopo il Concilio ci sono tante fazioni. Tutto questo impedisce che la parola di Dio allinei e regni di Dio sia compatto. Egli è il divisore, colui che divide. Ha una potenza di inganno tremenda. Mette i teologi gli uni contro gli altri. Dai il colpo che ritira, oggi molti nella Chiesa non credono alla sua presenza, anche tra i teologi. Il Papa tuona, dicendo il nemico è presente. Sarebbe una grande illusione non credere alla presenza. Quindi ci sono dieci volte il Papa attuale ha parlato del maligno presente in questo mondo. E già Paolo VI aveva denunciato 2 o 3 volte questa temerarietà dei cristiani di non credere alla presenza. E gli piace di meditarsi, di far credere che non è presente. La più grande infidelità per la notte che il nemico fa è di nascondersi, far credere che non è presente, ma è presente. Lui, una persona, intelligente, volitiva, perversa, che ha dei soldati perversi, gli angeli decaduti, dei diversi ordini, che sono cherubini, serafini, potenze angeliche perverse, che sono dominazioni, virtù, troni, principati, soprattutto decadero, potestà e principati. Ma nella lotta che avviene nel cielo. Ma Cristo sconfigge i principati, sconfigge le dominazioni e con un carro trionfale egli porta dietro di sé, dopo averli vinti, le potestà, le dominazioni, i principati che si erano ribellati. Per cui dispone di truppe scelte anche lui. E semina discordie, semina invidie, gelosie, schismi nella Chiesa, e quella Chiesa non è compatta. Ancora, mondanizza la Chiesa. Oggi mondanizza la Chiesa, perché Gesù aveva detto di tenersi lontani dal mondo. Il mondo che è dominato dalle 3 concupiscenze, la concupiscenza della carne, la superbia della vita e la concupiscenza degli occhi, cioè il sesso, il successo, il sesso, godere, avere, potere.
Tutto questo, dice l'Apostolo Giovanni, viene dal maligno, che è il principe di questo mondo, il re di questo mondo. E allora ecco che oggi nella Chiesa la sete del denaro, la sete del potere, la sete del successo, delle ambizioni del sesso si manifestano e destinano la forza della Chiesa nel combattimento contro il maligno e nel salvaguardare i fedeli nella loro fede, nella loro speranza, nella loro carità. Il popolo di Dio viene meno perché il nemico ha inviciato la Chiesa e attraverso la sete del denaro, la sete del successo, la sete del potere e le deviazioni morali si invistono anche in tutti i lati della Chiesa senza di ostacolare il cammino di Dio sulla terra, il cammino che vuole portare l'uomo verso la patria, perché la patria nostra è il destino dell'uomo come società, non si conclude qui sulla terra, ma si conclude in cielo. Ci saranno tanti e tante fasi nell'evoluzione della società umana, ma alla fine la società umana vedrà la luce. Cristo alla fine trionferà e abiterà l'uomo. Qual è il vero fine di lui come uomo singolo, come società? Ancora, cosa fa il nemico? Corrompe la vita morale. Oggi abbiamo le due grandi eresie, cioè le due grandi deviazioni. Vi ho parlato di del progresso nell'età moderna della menzogna del nemico, attraverso l'illuminismo, positivismo, ateismo, materialismo, consumismo, spiritualismo. Oggi il mondo è attanagliato da una eresia fondamentale che è l'antropoteismo. Dio e l'uomo. Se bisogna parlare di una divinità, questa divinità sono io. E l'uomo che deve scoprire in se stesso questo essere divino, questa scintilla divina che ha in sé. Non abbiamo bisogno di un altro Dio trascendente, lo abbiamo in noi, immanente. Non abbiamo bisogno di un Salvatore, che voi chiamate Cristo Signore. L'uomo evolvendosi, progredendo, è il Salvatore di se stesso. Questa è la grande eresia. Tutto questo porta al relativismo teorico e al relativismo pratico. Dei grandi mali che oggi attanagliano il mondo, il relativismo teorico. La verità è quella che io dico, quello che per me è verità vale. A me non interessa la tua verità, a me interessa la verità mia. Non c'è una verità oggettiva, ma la verità è soggettiva, per cui stabilisco io il bene e il male, quello che vede e quello che male, quello che è giusto e quello che è giusto. Una società che comincia a ragionare in questa maniera già è una società che va via dalla perfezione.
il relativismo pratico, conseguente a quello teorico e quello che vediamo sotto i nostri occhi. Quali comandamenti di Dio? Noi sappiamo quelli che dice per Dio. Siamo noi a servire ciò che mi conviene e ciò che mi conviene, perché io devo evolvere la mia personalità e devo affermare me stesso. Quale Dio è Dio? Sono io che devo affermare. Io userò tutte le arti per affermare me stesso, per cui io scelgo tutto quello che mi piace, perché io sono al centro di un universo. E quando questa teoria diventa una teoria così collettiva, allora succede la guerra delle potenze grandi contro le potenze di noi. Succede il terrorismo internazionale, che non è il terrorismo denunciato, è un altro terrorismo, dove il più forte è un po' più debole, dove il denaro così schiaccia la povertà dei popoli, dove soccombe il titolo che si rompe il potenza, perché io devo realizzare me stesso. Ecco l'attacco che il nemico così grosso modo fa contro l'umanità redenta, oscurando la fede, oscurando la luce di Cristo, oscurando il cristianesimo, che oggi è in minoranza. Ricordiamocelo bene, oggi è in minoranza. Anche la religione stessa oggi viene attaccata. Non bisogna essere religiosi. La religione è un fatto privato, non deve avere nessun peso, il credere o non credere in Dio. Tutti siamo cittadini, uguali tra di noi. Quale Dio? Dio che c'è, che ne sia in cielo. Ognuno ha le sue credenze, ognuno fa quello che crede, poiché si osservano delle regole, delle leggi che noi stessi ci facciamo per convivere insieme. Leggi che poi non sono giuste perché non sono fondate sulla giustizia e sulla verità e non rispettano la dignità dell'uomo. Comunque ecco l'attacco che il nemico scaraventa contro la Chiesa, che vuole essere la luce del mondo e definitivamente contro il mondo che è in se stesso, perché la Chiesa cerca di sottrarre il mondo a potenza del maligno. Lui è il padrone di questo mondo. La Chiesa, luogo di salvezza, luce in mezzo alle gente, cerca di illuminare gli uomini, ma il demonio cerca di oscurare la luce della Chiesa, perché il mondo non sia la vita di lui, e lui ancora domina nel mondo attraverso le tre concupiscenze e attraverso tutte quelle acque marigne che egli adopera per tenere soggetti gli uomini e la società degli uomini. Questo è l'attacco che oggi il demonio va al mondo. L'attacco ai nostri gruppi, ai gruppi ecclesiari, i gruppi ecclesiari rappresentano l'elite della Chiesa, truppe scelte, truppe avanzate, e non dobbiamo noi sottovalutare il valore strategico nella lotta contro il male, il valore strategico dei movimenti cristiani suscitati dallo Spirito Santo oggi nella Chiesa. Perché lo Spirito Santo che guida la Chiesa e suscita nella Chiesa quei movimenti più opportuni per contrabattere le forze del nemico e aiutare la Chiesa nel riscoprire le armi, la preghiera, il vero, la parola di Dio, perché quelle armi
con cui può combattere contro il nemico. E allora il nemico ha una particolare attenzione contro i gruppi ecclesiali, contro quelle forze che la Chiesa mette avanti, le istituzioni che mette avanti per controbattere così l'avanzata della Chiesa e il Regno di Dio e mettere in difficoltà. Ma noi riserviamo un momento particolare all'attacco che il nemico esercita contro il nostro gruppo, contro i gruppi di rinnovamento. Possiamo anche parlare degli attacchi contro tutti i movimenti cristiani, ma ci fermiamo contro il gruppo di rinnovamento, che è tenuto molto dal maligno. Nei colloqui col maligno ho potuto notare questa rabbia del nemico contro coloro che portano il segno dello spirito sulla fronte. E allora come attacchiamo questi gruppi? Oggi, mi diceva un grande esorcista, i gruppi del rinnovamento sono sull'attacco particolare del nemico, che cerca di disgregarli, di estenuare la loro forza combattiva, di intiepidirli, di fare perdere l'entusiasmo di prima, il primo amore. Vi ho parlato altre volte delle tre squadre di cui dispone il nemico. C'è una prima strada, squadra che muove all'attacco, e la squadra della confusione. Mette confusione nei gruppi, confusione di idee, confusione di governo, crea confusione. È una squadra specializzata di spiriti cattivi che si possono individuare, che si possono chiamare per nome. Questa squadra crea confusione nel gruppo stesso. Il gruppo si trova confuso dell'idea, della tattica da usare, del governo, e un primo attacco del nemico. Subentra una seconda squadra, perché una squadra fresca, un gruppo di assalto, che si chiama divisione. Dopo la confusione, ecco le divisioni. I gruppi e gruppetti, che la vede in una maniera, che la vede in un'altra maniera, e qui passa con la ritme contro cui parla il Papa nell'ultimo discorso tenuto ai carismatici il 14 maggio, marzo di quest'anno. I particolarismi che creano intimismo, creano divisione, particolarismi nei gruppetti e gruppetti, nei cenacoli e cenacolini. Bisogna aprire gli occhi, perché è in azione lo spirito del male, la squadra delle divisioni, molto abile, perché usa armi così nuove, armi della ragione, della persuasione, del bene maggiore, dello zelo, e dietro lo zelo c'è l'arrivismo, dietro lo zelo c'è la personalità propria che vuole piazzarsi, i carismi vengono male usati, vengono inficiati dal marito, per cui abbiamo una divisione che avviene nei nostri gruppi. La terza squadra è la squadra della distruzione, quando un gruppo è confuso, quando è diviso, è candidato alla distruzione.
Tanti gruppi non esistono più oggi, come tante chiese fondate da Paolo non esistono più, perché è entrata la confusione, la divisione, sono state distrutte. Le chiese dell'Apocalisse non esistono più. Che ne è di Laodicea? Che ne è di Smirne? Sì, c'è qualcosa ancora. Che ne è di Filadelfia? Che ne è di Efeso? Tutte le chiese apostoliche, gran parte dell'Asia Minore, non esistono. Le chiese d'Africa, l'Africa settentrionale a tempo di Agostino, era una potenza, il cristianesimo, c'erano 400 diocesi, Tunisia, Cartagine, la capitale, Marocco, parte di Cirenaica, una chiesa fervente, Tertulliano, Cipriano, Agostino, Firenze, i grandi luminari della chiesa africana. Dove la chiesa africana c'era la nuova chiesa, ma quella parte è tutto musulmano. Comunque il nemico è all'attacco, e come è all'attacco delle chiese, così è l'attacco dei nostri gruppi, per cui tanti gruppi vengono attaccati con le squadre della confusione, poi subentrano le squadre di divisione, poi subentrano le squadre della distruzione. Tanti gruppi di ecclesia nostre non esistono più o sono in agonia. Sono paralizzati. Andiamo adesso all'attacco personale, che è più importante. E allora, come il nemico ci attacca? Qui entriamo nel vivo. Tempo abbiamo? Quanto? 10 minuti, bene. Siccome avremo modo poi nei gruppi di studio di evolvere un po' l'argomento, noi come il nemico attacca ciascuno di noi. Qui molta attenzione. Il più grande nemico, il più grande male che può produrre il nemico è l'estenuazione della vita, cioè la tiepidezza. La tiepidezza che attacca la persona. Tu hai perduto il primo amore, nella lettera dell'Apocalisse, non hai più il primo amore. Subentra la tiepidezza, di cui parla poi l'ultima lettera all'Odissea. Tu ti credi ricco, sei povero. Ti esorta a comprare oro, la carità, la veste bianca, la purezza, a comprare il collirio, la penitenza, il pianto. Quando nei nostri gruppi manca il pianto, la penitenza, la vita ascetica, quando nei nostri gruppi manca la purezza, quando nei nostri gruppi manca la carità loro, il nemico già dispone di persone adatte ad essere attaccate personalmente. Qual è il primo attacco? La tentazione. Ne parleremo più tardi. Esistono 3 tentazioni. C'è una tentazione, diciamo, umana. C'è una tentazione mondana. C'è una tentazione diabolica.
come si fa a distinguere se io sono attaccato dalla mia carne, sono attaccato dal mondo in cui vivo, o sono attaccato personalmente dal maligno, per cui sono entrato in tentazione. E Gesù ci fa pregare, non facci entrare in tentazione, ma liberaci dal maligno, la tentazione diabolica, che è la più sottile. La tentazione umana c'è una causa e un effetto. Nella tentazione diabolica manca la causa e l'effetto. Perché il diavolo cosa fa? Agisce con la prima insidia. La prima insidia è l'indipendenza. Nel giudizio e nel comportamento. Sono libero. È la falsa libertà. Contro la legge della libertà, che è la legge dello spirito, che è la soggezione all'amore, la dipendenza dall'amore. E allora crea un senso di indipendenza. Fa da te stesso. Puoi fare da te stesso. Sei indipendente. E poi usa subito l'altra arma, il desiderio. Ottieni subito quello che vuoi, l'immediatezza nella soddisfazione di un desiderio. Ora e subito, ora e subito. Sono le armi che usa il nemico contro di noi quando comincia a tentarci lui, perché il nemico ci tenta attraverso la carne indirettamente, attraverso il mondo indirettamente, ma poi, quando noi siamo estenuati dalla tentazione umana, carnale, dalla tentazione mondana dell'ambiente in cui viviamo, sferra l'attacco frontale, e cioè l'attacco personale a noi stesso. Beviamo. Come si fa a distinguere l'origine di una tentazione? A cosa mira il maligno quando tenta lui? Mira, stare attento a questo, a scalfire, a produrre la scalfitura. La scalfitura serve a lui per iniettare il veleno e aprirsi una porta di penetrazione nello spirito dell'uomo, nella persona dell'uomo. Crea cioè una scalfitura se la tentazione non è ribattuta. A questa mira la tentazione diabolica. È l'inizio di una penetrazione nel profondo dell'uomo. Questo è il tentativo. Allora come si distingue? Non tutte le tentazioni vengono dal diavolo. Lui ci tenta indirettamente attraverso i due grandi alleati, l'uno che abbiamo detto di noi, l'altro che è fuori di noi. Ne parleremo poi nelle lotte tra i regni e nella battaglia di cui parleremo. E allora faccio un esempio. Io sto alla finestra come David e vedo una bella donna, ha fatto il bagno, i miei occhi si saziano, il mio cuore è turbato e allora sono tentato. Quella è una tentazione umana, carnale. C'è causa ed effetto, causa ed effetto. La causa è quella donna, l'effetto è il tuo turbamento, il legame consiste nel fatto che tu guardi quella donna, sosti a guardare quella donna e necessariamente, diciamo, sorge in te
la concupiscenza della carne e la tentazione umana. Quasi tutte le tentazioni di tipo sessuale sono umane, però è il nemico che si serve nella tentazione umana per poi colpire con delle deviazioni che sono un po' di origine diabolica. Una tentazione mondana. Tu appartieni al rinnovamento, poi vai in famiglia, hai perduto i gusti di andare al cinema, il gusto dei gioielli, perché lo spirito produce questo dentro di te. Ma poco a poco, vedendo gli altri, tu incominci ad assuefarti al modo di agire degli altri. Ecco, c'è un vestito, una moda che non è più buona per te, ma che tu vuoi adottare, ti seduce, sono le seduzioni del mondo. Oppure c'è un affare da compiere, non è tanto corretto, ma è un affare. E allora tu resti sedotto, perché la tentazione del mondo è soprattutto seduzione, seduzione. Mentre la tentazione mondana è, umana, è suscitare dentro di te gli appetiti, quella invece mondana è seduzione. E allora tu, sedotto, cominci ad adottare i modi di agire del mondo, cominci ad avere una mentalità mondana e cadi in tanti e tanti così difetti, peccati, conseguenti alla tentazione mondana, perché vivi sì in questo mondo, ma dovresti vivere non del mondo, ma a furia di vivere in questo mondo, tu cominci ad essere del mondo, per cui tante tentazioni hanno il loro effetto, per cui noi veniamo mondanizzati, non ce ne accorgiamo, ma la nostra vita diventa più mondana, si assuefa alla vita degli altri, perdiamo il primo amore, perdiamo la speranza, perdiamo un po' la fede, per cui c'è un'erosione, soprattutto della speranza e soprattutto della carità. Invece la tentazione diabolica è diversa. Non c'è causa ed effetto. Mettiamo nella tentazione umana un test, la preghiera. La preghiera, prendiamo il fatto di vedere una donna affacciata, scollata, nuda, e allora tu cominci a prendere il rosario, cominci a pregare, poi continui a vedere, figlia mia, chiude la finestra, così ti viglia la tentazione, non dicendo il rosario continuando a guardare. Nella tentazione diabolica, invece, la preghiera ha effetto immediato. Tu ti umili davanti a Dio, cioè nella preghiera c'è l'assalto, tu senti l'assalto del maligno senza un motivo, convincente. Di punto in bianco ti senti assaltato da un modo, da un desiderio, da un impulso di fare qualche cosa, subito e immediatamente. Subito e lo puoi fare perché sei libero di farlo. Ecco, allora è una tentazione diabolica che è caratterizzata dalla violenza e della non spiegazione tra causa ed effetto. È imprevedibile, non c'è relazione tra causa ed effetto ed è violenza, violenta. C'è pure la seduzione, è una tentazione pure prolungata nel tempo, poi le vedremo. Ma comunque la tentazione come tentazione è violenta, subitanea,
senza un motivo sufficiente che ti estenua, ti metti così in pericolo, tu ti senti sguarnito, ti senti confuso, ti senti come invasato, la testa trastornata, un impulso a fare qualche cosa subito ed ora, è tentazione di amore. Non agire sotto quell'impulso. Umiliati davanti a Dio. Invoca Dio, prega. E subito la tentazione cede. Questo è il segno che si tratta di una tentazione non umana, non mondana, ma diabolica. Comunque il diavolo tenta. Vi ho accennato questo primo passo del diavolo, perché tenta con tante tentazioni. Ma quello che vuole ottenere il diavolo è una scalfitura nel nostro organismo soprannaturale. Una scalfitura, un piccolo trauma, una piccola ferita che poi viene ammalignata, diventa una ferita maligna, e attraverso questa ferita che penetra, vedremo dopo. Attenta alle tentazioni diaboliche, rintuzzarle subito con l'umiltà davanti a Dio, con ribadire la nostra fedeltà a Dio e con la parola di Dio subito in bocca e la preghiera. Io ho provato questo, tutti siamo tentati, no? E allora io ripeto una parola della scrittura e la tentazione cede subito. La parola che è essere acide, quei padri quando era bambino ragazzo, e che ripeto sempre, e ho trovato l'efficacia di questa parola di Dio, che è così. Sono libero di fare questo. Qui ponte ti trasgredi e tu non essere trasgresso. Facile male e tu non fecit. Io stabilito sul tuo buon Elius in domino e delle mosse del Servius in arrabito in Seclesia San Moro. Traduzione questa. Lui che poteva trasgredire e non ha trasgredito. Poteva trasgredito e non ha trasgredito. Fare del male e fare del bene. Oh. E invece lui ha preferito il bene e non ha trasgredito. Per questo i suoi beni sono stabiliti nel Signore. E tutta la Chiesa dei Santi narra la sua generosità. Quando pronuncia questa parola, tutte le tentazioni cadono sulla parola di Dio. Qui potiti trasgredire, poteva trasgredire e non ha trasgredito, poteva fare del male e non l'ha fatto. Io posso trasgredire, ma non trasgredisco. Posso fare del male e non lo faccio. Per questi i miei beni sono stabiliti nel Signore. E poi tutta l'assemblea narrerà la mia generosità. E quel riflesso nella Chiesa per la vittoria sulla tentazione. Perché una vittoria personale è vittoria di tutto il corpo di Cristo sul maligno. E la dimensione sociale del bene e del male, del peccato e della vittoria sul peccato. Secondo punto, Gesù lo ha sconfitto e ci ha insegnato a sconfiggerlo con la sua forza. Terzo, non dobbiamo avere paura del diavolo. Perché il diavolo è sempre fuori, Cristo è sempre dentro di noi, con il suo spirito. Poi, essere convinti che
dobbiamo combattere ogni giorno spiritualmente, perché la battaglia è di ogni giorno per mantenerci nel bene ed evitare il male. Ancora, ecco la raccomandazione, non dobbiamo deridere il diavolo. Non dobbiamo deridere il diavolo, scherdire il diavolo. È un avvertimento che ci viene anche da Giuda 8:10 e da Pietro, secondo Pietro 2:10-11. Sapere che il diavolo opera con insidie e macchinazioni e usa i lacci. Sono 62 lacci enumerate nelle scritture del Nuovo Testamento usate dal maligno, per cui sono insidie, macchinazioni e lacci. Ancora, non dobbiamo penetrare le profondità di Satana, e cioè scendere nel fondo dell'occultismo, perché possiamo rimanere invischiati. Quali sono le profondità di Satana? Satanismo, spiritismo, l'astrologia, magia, cartomanzia, poi via, mantra, legge, dianetici, scientologi, la pranoterapia, la preghiera profonda, meditazione trascendentale, le filosofie spiritualizzanti, le dottrine teosofiche orientali, la musica subliminale, la musica rock, e in parte l'omeopatia e l'agopuntura, quando non sono operate nello Spirito di Cristo. Sono tutte queste luoghi in cui il maligno può rendersi presente, ma il grande nemico, sia la grande profondità, è il satanismo e tutte le forme di esoterismo. Ancora, quando un cristiano ha bisogno di preghiere di liberazione, è importante sempre per noi, quando abbiamo bisogno di preghiere di liberazione, quando abbiamo bisogno di esorcismo, e cosa dobbiamo fare per allontanare il maligno? Ve lo leggo e poi ve lo consegno. Nella tentazione severa, la causa è spesso un peccato prolungato. Abbiamo bisogno di preghiere di liberazione. Nell'oppressione, lo spirito maligno attacca la persona, eccetera, eccetera. Nella infestazione, abbiamo bisogno di preghiere di liberazione. E nella possessione pura, però qui è necessario che intervenga l'esorcismo. Poi, in che modo il diavolo ci attacca, ricordarlo? Con i traumi d'infanzia, per colpe generazionali, per maleficio, per un peccato prolungato, attraverso il droga e il sesso deviato, con la frequenza del mondo occulto. Sono i modi con cui il diavolo ci attacca. E l'ultimo, cosa può fare un cristiano per allontanare l'insidia del maligno? Lodare il Signore incessantemente, nello Spirito. Credere e professare la Signoria di Gesù e la potenza del sangue di Cristo. Il pentimento sincero dei peccati. La frequente confessione sacramentale, frequenza giornaliera possibilmente del sacramento dell'Eucaristia,
la rinuncia ai legami, confidare nella salvezza che viene soltanto da Gesù, ricorrere all'uso dei sacramentali, olio santo, rosario, benedizioni sacerdotali, via crucis e poi sacramentali devozionali. Chiedere una preghiera per la guarigione interiore, la guarigione del cuore, degli affetti, dei ricordi, alla comunità. Ancora chiedere una preghiera di liberazione alla comunità. Ricorrere ad una preghiera di esorcismo presso il sacerdote autorizzato nei casi più gravi. Questa foglia voi mi potete conservare come ricordo. Chi lo vuole potrà richiederlo quando ne faremo le fotocopie.